Questo programma vi è offerto da Carrozzeria Marfisi. Ritrovati da Marco Angileri alla prima puntata di Pit Stop Motori FVG su Telefriuli, le quattro ruote protagonisti con Test Drive in collaborazione con i concessionari della regione, novità automobilistiche, curiosità, Pit Stop Motori anche cultura, territorio, tempo libero. Ogni settimana saremo presenti in una località diversa della nostra regione. In questa puntata andremo a Tarcento a testare la 595 Abarth in collaborazione con Pronto Auto. Sono riuscito a convincere Daniele Degano a farmi provare una vettura compatta dalle grandi prestazioni, la 595 Abarth competizione, pensate, 180 cavalli di potenza, velocità massima 215 km/h, da 0 a 100 in 6 secondi e 7, non male direi. Visiteremo la zona del Ramandolo, alle pendici del Monte Bernadia, nota per la produzione dell'omonimo vino di OCG. Spazio alla bellezza con il video della ragazza copertina di questa settimana. Per le auto classic, la casa del Biscione, protagonista con la Mille Miglia. Parleremo anche delle auto del futuro. Questo e molto altro a Pit Stop Motori FVG. Allacciate le cinture. Si parte! Siamo nel corner Abarth da Pronto Auto con Daniele Degano. Qua si respira proprio un'aria racing, sembra di essere tornati indietro di anni. Ci sono poi dei bellissimi modellini che fanno un po' da sfondo a un'aria splendida, quella che si respira per gli amanti dell'Abarth, è vero? Buongiorno a tutti. Sì, sì, è un ambiente molto sportivo proprio per gli appassionati e per i clienti che vogliono vivere queste emozioni. Siamo ritornati a un tempo perché FCA punta molto su quello che appunto è un marchio come questo di Abarth. Come reagisce il friulano a queste belle novità? Abarth è un marchio che ci sta dando delle belle soddisfazioni. Abbiamo molti clienti che si stanno avvicinando a questo mondo perché la piccola 595 ha quel bel compromesso di compattezza ma carattere sportivo e divertimento. Ecco, se te dovessi scegliere una vettura attuale, tua personale, per quanto riguarda il marchio Abarth, dove cade la scelta? 595 competizione, sicuramente. Hai pensato magari al 124 Abarth? È più divertente, perché è un po' più leggera, un passo corto, quindi dà un po' di più soddisfazione anche in curva. In Friuli Venezia Giulia c'è una buona percentuale legata appunto a quello che sono le vendite in base nazionale, in scala nazionale. Il rapporto com'è? Il rapporto, diciamo che le vendite su Abarth reggono. Parlare di rapporti su questo mercato è difficile, perché comunque i numeri sono decisamente più piccoli rispetto a Fiat o Jeep. Comunque tiene testa ai marchi principali. Senti, invece chi aveva la 124, quella di un tempo, quella che negli anni 70 andava fortissimo e ha visto la nuova, qual è stata la sensazione? All'inizio erano un po' una sensazione di stranezza, poi provandola di divertimento, perché comunque è una macchina nuova con tanti cavalli e che diverte. Tornando alle 500, la versione biposto 695 lì, c'è cavalleria, è divertente, dicono, io non ho potuto provarla, ma soprattutto anche in pista riesce a dare già di serie delle belle sensazioni. Sì, sì, veramente, io l'ho provata ed era fantastica, ed è fantastica, è la prima macchina da pista omologata per strada. Appunto, sembra di provare una vettura da pista in questo caso. Sicuramente, con i sedili proprio da racing, cambio ad H con innesti frontali, pinze rafforzate, areggiate, tutta in carbonio, proprio super alleggerita per dare proprio quella sensazione
di Racing, un vero bolide. Con il frontale dalle aggressive prese d'aria, i cerchi di grande diametro e lo scarico a quattro uscite, l'Abarth 595 competizione, che testeremo oggi, non passerà di certo inosservata per Tarcento. Nell'abitacolo la caratterizzazione sportiva è altrettanto evidente, grazie ai sedili molto avvolgenti, alla presenza del manometro della pressione del turbo. La Fiat 500, reinterpretata secondo la filosofia Abarth, ha un motore 1.4 turbo da 180 cavalli, velocità massima 215 km orari, da 0 a 100 in 6 secondi e 7, un vero bolide. Assetto ribassato e sospensioni irrigidite scattante e veloce, fra le curve è rapidissima e sfoggia un'ottima tenuta di strada. Un po' sacrificato il comfort, le buche si sentono per la rigidità dell'assetto. Per chi non si accontenta c'è la più estrema 695 biposto, un'auto da competizione omologata per poter circolare anche sulla strada. Subito le sensazioni guidando questa 595 di una vettura ben piantata a terra. La posizione di guida è abbastanza alta rispetto a una classica sportiva, magari più radente il terreno. Qua però si sente già la rigidità, come giusto che sia, perché stiamo testando una vettura che ha circa 170 cavalli, perciò sono veramente parecchi. Bisogna anche gestire la potenza, vero? Sì. Sì, correggo, 180 cavalli. Ecco, 180, ne ho tolti 10. Sì, l'assetto deve essere abbastanza rigido per riuscire a controllare bene tutti i cavalli e metterli giù a terra, questo sicuramente. E poi il comfort, la volgibilità dei sedili aiuta poi anche a una guida migliore della macchina. Sì, sterzo, stessa cosa, uno sterzo tipicamente da vettura muscolosa a livello di cavalleria, anche perché giustamente bisogna pensare anche quando bisogna controllare in posizioni critiche, ma soprattutto quando la velocità è alta. Prende bene già dalle marce più alte, fa vedere che proprio il cuore sportivo di questa 595 c'è tutto. Siamo nella zona di Tarcento e così andiamo a farci un bel giretto a provare questa vettura dal cuore sportivo, una vettura, lo ricordiamo, una 595 di casa Abarth, grazie alla collaborazione di Pronto Auto. Direi più che preciso, come giusto che sia in una vettura come questa, una corsa dinamica, non ci sono diciamo impuntamenti, perciò promosse direi a pieni voti per quanto riguarda appunto il cambio. Poi vedremo un po' le frenate, non dico in casi estremi, ma capire ecco come reagisce a livello dinamica a quella che poi è la richiesta in caso diciamo di frenata estrema.
Stop Motori, anche bellezza. Andiamo a conoscere la ragazza copertina di questa settimana. Si chiama Maya Martinovic, abbinata a una Nissan 350Z. Un grazie ai ragazzi della zona dell'Isontino, del Lower Garage. Siamo andati a visitare la frazione di Ramandolo, una località nel comune di Tarcento, nota per la produzione dell'omonimo vino di OCG. La zona di produzione del Ramandolo è la più settentrionale del Friuli. Essa comprende un territorio di alta e media collina, alle pendici del Monte Bernadia. Siamo da Vigneti Micossi, nel cuore del Ramandolo, tra Nimis e Tarcento. Allora, innanzitutto parliamo di quello che questo territorio riesce a dare, l'oro di Ramandolo, che è il vino principale di OCG. Sì, giustamente ci troviamo nella zona di OCG Ramandolo. Ramandolo è un vino da dessert, è un vino da formaggi, specialmente si abbina facilmente con il gorgonzola e con formaggi arborinati. E storicamente in queste zone si è sempre vinificato il verduzzo, e verduzzo quindi clone giallo, vuol dire che quando arriva a maturazione il grappolo diventa color ambra e ha dei retrogusti anche di miele. E nel 2001 abbiamo avuto la certificazione della DOCG da parte del Ministero delle Politiche Agricole, e avendo questa appellazione DOCG siamo gli unici due in regione. L'altro è il Piccolit. L'altro è il Piccolit,
E quindi in Friuli Venezia Giulia possiamo fregiarci di questo, di questa denominazione di origine garantita. Questo ci ha aiutato molto anche a livello commerciale, perché abbiamo cominciato a farci conoscere oltre che nel Triveneto, Nord Italia, e poi avanti con l'estero, perché abbiamo un prodotto che secondo noi è di un ottimo livello comparato ai nostri competitor internazionali. Poi in questa zona si produce anche altro vino, perché il territorio lo permette, soprattutto per avere qualità. Sì, dunque non si campa di solo ramandolo, come dico io e i miei colleghi, quindi noi ci proponiamo, oltre che con il ramandolo, con altri vini della nostra zona, che sono il refosco peduncolo rosso, che dalle nostre parti viene benissimo, viene bello, viene grasso, viene colorato. Noi coltiviamo anche dalle nostre parti molto bene il Cabernet Franc, il Franconia, che è un vitigno che anni fa era andato un po' nel dimenticatoio, ma ultimamente c'è una certa riscoperta, anche perché è un abboccato, diciamo, rotondo, non dico dolce, ma è un vino rotondo che va benissimo e piace, per cui c'è una bella richiesta anche di Franconia. Inoltre in questa zona, parliamo della zona del Ramandolo, noi, io e anche altri colleghi, siamo soliti anche produrre il Piccolit, e molti di noi lo appassiscono, quindi diventa un prodotto anche questo superiore. Nel mio caso io produco una barrica, ossia 440 bottiglie da mezzo litro di Ramandolo passito, uso le uve migliori, quelle più sane, quelle esposte a sud, e le metto ad appassire in cassettine apposite. Dopo 2 o 3 mesi, dipende dall'umidità esterna dell'annata, questo grappolo perde parecchia acqua e rimane solo la parte zuccherina, si concentra molto e poi viene vinificato a parte. Lì ovviamente ottieni un prodotto stupendo dai retrogusti mielosi, e anche a livello olfattivo è molto lungo e persistente. E questo è un prodotto che serve a noi per presentarci e far capire che il prodotto Ramandolo può arrivare ad altissime qualità se usi la cura per produrlo, insomma. Sarà una bella novità uscendo da quella che è la dinamica della 595, ma restando sempre in Abarth, Rally delle Alpi Orientali, un trofeo che coinvolgerà anche le 124 Abarth in quel caso, e ci sarà un qualcosa di particolare organizzato anche in collaborazione con la Pronto Auto. Sì, quest'anno grazie all'arrivo di Abarth stiamo organizzando un bel raduno con tutti gli appassionati dello Scorpione, e speriamo arrivino numerosi sia dalla regione ma anche da fuori. Sappiamo poi quanto lo Scorpione sia amato anche al di fuori del territorio nazionale. Sì, ha un grande appeal, la piccola di casa Abarth assieme alle Punto e adesso la 124 stanno riscuotendo un gran successo e gli appassionati ce ne sono sempre tanti. Sì. Infatti è molto attrattivo un evento organizzato con sotto appunto l'egida di un marchio così importante. Attendono quasi solo questo per sfoggiare le loro macchine e far sentire i cavalli che hanno sotto il loro cofano. Questo per rimarcare quanto sia ormai un must, un simbolo importante il marchio Abarth. Proviamo anche un po' l'accelerazione di questa vettura. Vabbè, con 180 cavalli si fa sentire chiaramente anche il turbo, molto lineare anche la guida, assolutamente una vettura divertente soprattutto. È chiaro, poi viene sacrificato quello che può essere il classico comfort di guida, ma quando ci sono tanti cavalli chiaramente la rigidità è indispensabile. I was too
Tornando un po' a quello che è il territorio, misurando bene la passione Abarth, ci sono tanti giovani che poi riscoprono la Casa dello Scorpione dopo tanti anni, e questo è un ritorno al passato importante. Sì, è un bel ritorno, anche perché i giovani si stanno sempre più avvicinando a questo mondo e trovano in questo marchio questa identità sportiva e questo piacere di guidare delle macchine con prestazioni. E poi sai, ci sono veramente tantissime vetture del passato, storiche, gloriose, che attualmente continuano ancora a correre, pista, rally, in salita, ad avere prestazioni assolute, facendo vedere che il cuore sportivo Abarth non è mai morto. Sì, continua a vivere e grazie anche a queste testimonianze si possono trovare proprio in tante gare. Sicuramente, questo testimonia anche il fatto di Abarth, che ha voluto tornare prepotente con la 124 Abarth a fare un campionato a sé, oltre alle 595 che dispongono già un campionato, insomma. Sì, quello su pista. E poi è importante, c'è da dire, anche il riaffacciarsi con la 124 Abarth proprio al Monte Carlo questo inverno. È stato veramente un bel vedere, perché è una vettura italiana che torni in maniera così ufficiale dopo tanto tempo. È stata una cosa positiva. Molto positiva. Poi vedere la nostra macchina dalla concessionaria, vederla sulla pista, è sempre un bel effetto, pur con le modifiche del caso per la pista, per la gara, però è sempre un bel vedere. È sempre un bel vedere, è sempre un bel marchio quello Abarth. Pizza Motori, anche Auto Classic. Andiamo a goderci questo video tutto dedicato agli amanti dell'Alfa Romeo. Di mobilità del futuro con la BMW Next 100, un prototipo che apre nuove prospettive e riassume il pensiero del gruppo tedesco nei confronti della mobilità del futuro. Nei prossimi anni saranno introdotte nuove tecnologie innovative legate alla guida autonoma che, insieme ai powertrain elettrici ed ibridi, trasformeranno il modo di concepire le auto così come le conosciamo oggi.
BMW Vision Next 100 offre la formula del coupé sportivo dal design futuribile, con la possibilità di personalizzare qualunque aspetto estetico e di finitura. Attraverso il sistema Live Geometry sarà possibile interagire con i sistemi di bordo e ci saranno due modalità distinte di utilizzo. Selezionando Easy, il volante e la console centrale rientreranno nella plancia e la vettura gestirà la guida in totale autonomia, mentre i sedili ruoteranno verso il centro per permettere il dialogo tra i passeggeri. Nella modalità Boost, il guidatore avrà invece il pieno controllo del veicolo e potrà sfruttare tutti i sistemi di assistenza alla guida, come la proiezione sul parabrezza della traiettoria ideale e della velocità di ingresso e percorrenza delle curve. Siamo ai titoli di coda di questa prima puntata di Pit Stop Motori FVG, nuovo format TV di Telefriuli, un magazine settimanale dedicato ai motori a 360 gradi, ma anche al territorio. La prossima settimana saremo alle porte di Udine con il test drive a Pavia di Udine e Percoto. Marco Angileri vi aspetta la prossima settimana, sempre con Pit Stop Motori FVG. Alla prossima! Life is a dream, and oh, nothing must be my user. Questo programma vi è stato offerto da Carrozzeria Marfisi.